quando tu cedi tutta una serie di asset strategici, come il cimitero, come le aree verdi, i parchi comunali, le reti idriche comprese dei curatori, il patrimonio pubblico inteso in senso edilizio, le mense, l'illuminazione pubblica, le aree di sosta, gli uffici tributi, mi chiedo cosa ci sarà più da parte dell'amministrazione da amministrare se tutti questi servizi e tutti questi beni saranno ceduti ai privati. Quindi l'amministrazione che farà? Farà, si limiterà solo a fare un controllo sull'operato delle ditte in appalto, se sarà in grado, e quindi non potrà fare più programmazione. Questo è il quesito inquietante che ci siamo posti a partire dall'inizio di questa consigliatura, ma non solo da questa, anche da quella di prima. Qual è il futuro di Libera Termoli? Ci stiamo ragionando con altri soggetti politici per verificare se ci sono le condizioni di fare una coalizione che sia l'alternativa al sistema, come nel DNA del civismo termolese e di Libera Termoli, che ha interpretato sempre questo sentimento. Da 10 anni ormai all'opposizione, prima dicevi tante proposte fatte con questa amministrazione, però nessuna presa in considerazione. Ebbene, è vero. È vero, è vero. Devo dire questo con enorme rammarico ed estrema delusione, perché non ci siamo mai limitati a fare proposte strumentali e fini a se stesse, ma abbiamo sempre dato delle alternative rispetto a quello che ci veniva propinato e che non ci vedeva d'accordo. Quindi l'opposizione è stata sempre estremamente costruttiva. E posso dire che per i riscontri che ho avuto dalla popolazione, prima vi ho raccontato alcuni episodi facendovi dei nomi, abbiamo anche avuto il riscontro popolare, ma di questo evidentemente l'amministrazione ha preferito e ha pensato di fare a meno, pensando di essere autosufficiente, questo delirio di autosufficiente che da sempre contraddistingue gli schieramenti tradizionali, e così come l'ha fatto nei confronti di altri, l'ha fatto nei nostri confronti. Paradossalmente sembrava che eravate più ascoltati con le altre amministrazioni, che erano meno amiche, considerate meno amiche, che questa che invece poteva essere considerata tale. No, vabbè, sul fatto di meno o più amico, noi ci siamo sempre posti, come dicevo prima, come alternativa al sistema, come alternativa in sé, quindi per noi sono due punti equidistanti rispetto al nostro modo di vedere la politica, al nostro universo politico, quindi questo quello per me pari sogni, verrebbe da dire. Però effettivamente, se proprio vogliamo andare nel dettaglio, prima Paolo ricordava un episodio, uno dei pochi peraltro episodi con cui siamo stati, dopo aver diciamo così tampinato la precedente amministrazione, siamo riusciti ad ottenere un risultato, quello di, alla scadenza del contratto di assoservizi, di riportare la gestione, la riscossione, l'accertamento dei tributi comunali all'interno di un ufficio tributi comunale che, con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue, come dire, a volte lentezze, riusciva a servire, a garantire al cittadino un servizio, cosa che invece oggi non avviene, perché il cittadino purtroppo, per risolvere i problemi, e ne sono veramente tanti se non addirittura troppi, è costretto a fare il ping pong tra il privato che lo rimanda al comune, il comune che attribuisce la colpa al privato, e in tutto questo bailamme quello che ci rimette il cittadino, che è in pieno stato confusionale, non sa contro chi rivolgersi per ottenere giustizia rispetto ai disservizi che riceve.